della Federico II in drammaturgia. Il premio lo ritira Cristiano Esposito. Il premio Concetta Barra per aver creato un testo di testi, questo è bellissimo, no. Dedicato alla figura e alle opere di Massimo Troisi. Hanno creato un testo utilizzando i testi di Massimo Troisi, del processo di rivitalizzazione della figura dell'attore sangiorgese e della sua attività attraverso un'opera di riscrittura. Essi infatti sono stati invitati a elaborare l'opera teatrale, narrativa o altro che l'attore non ha mai scritto e che emerge in filigrana dalla visione delle sue interviste, dalla ricca aneddotica a lui legata, dalla riproposizione di alcune sue specifiche caratteristiche attoriali, dalla riscrittura di alcuni sketch della Smorfia. Tale patrimonio di interviste, aneddoti, ospitate disegna una speciale opera di Troisi, quella appunto che non ha mai scritto e che è stata tratteggiata da Gianluca Mastro. Le opere elaborate che insieme disegnano il volto poliedrico di Massimo Troisi vivo sono state lette e recitate il 24 giugno a San Giorgio a Cremano, nella suggestiva casa di Massimo Troisi, con l'obiettivo appunto di evidenziare quanto feconda e produttrice sia stata la sua comicità. La creatività è importante per i ragazzi. Adesso il signor Esposito, questo mi piace molto, il signor Esposito ci leggerà un brevissimo breve brano di questa. Allora, buonasera a tutti. Questa è una riscrittura dell'Annunciazione di Massimo Troisi, uno degli sketch più celebri della Smorfia. Già sento di essere risate sottofondo. Nasce appunto, c'è tanto di mio qui perché si parlava di disoccupazione, era la fine degli anni 70, penso sia cambiato quasi poco, nulla, forse è peggiorata la situazione, quindi sono tutte cose che mi sono successe, che ho visto sulla mia pelle e ho pensato di rielaborarle in questo sketch. Certo, come vedete, questo è un casale umile ma onesto, non per dire, guardate, gente onesta. Ogni tanto però l'Arcangelo Gabriele viene pure qua, ci batte i piedi per terra, suona la trombetta e dice che io faccio il figlio di Salvatore. Questa cosa non è mai finita, guardate, sono passati tanti anni, eppure mi è andato cercando e mi ha trovato in ogni casa che ho cambiato. Ma ne ho cambiato un bel po' di case, eh. Pensate che a volte traslocavo proprio nella speranza di seminare a Gabriele. Niente. Con la vecchiaia è pure peggiorato poi, ai piani alti gli hanno messo pure un cane vicino, che quello già aveva problemi di vista. Eppure Cherubino viene qua, entra dal casale e viene qua a creare l'atmosfera celestiale. Fortunatamente, oddio scusate, sfortunatamente mio marito, oggi come quando conobbi questi strani personaggi, non c'è mai. E allora ogni tanto, quando vengono, gli offro pure il caffè per farli stare un po' zitti e calmi. Ma devo stare attento però, che come dice sempre Pilato, l'isola è piccola, la gente mormora. Ah, mio marito, cioè, un casale umile ma onesto, lui sta cercando ancora lavoro dopo tanto tempo per smettere di fare il pescatore. E lo sapete cos'è cambiato nel mondo del lavoro dalla prima visita di Gabriele oggi? Niente. Anzi, forse la situazione è pure peggiorata. Ma lui mi dice sempre non ti preoccupare, io trovo un altro lavoro. Negli anni mi sono preso pure questo paio di lauree, tu facci vedere, non ti preoccupare. È andato in un posto dicendo io ho bisogno di lavorare. E chi si dice, guardate, noi abbiamo un lavoro. Ma è uno stage. Mia moglie ha risposto, ah la strage, come? Erode ce n'ha parlato a mia moglie, è venuto, però sentite meglio di no, guardate, tutto che lì povero creatura, tutto chiuso sangue. No, ma che avete capito? Ho detto stage, cioè voi venite a imparare, noi vi diamo un servizio. Lavorate dalle 8 di mattina alle 8 di sera e per imparare prima farete proprio tutto quello che si fa da noi. Cioè avrete l'esatta sensazione proprio di star lavorando come gli altri, tale e quale. Ma anche è finito però, diamo pure un grandissimo rimborso spese di 200 euro al mese. Mio marito all'inizio era contento, gli sembrava pure vantaggioso, perché si sentiva proprio uguale a quelli che lavorano là dentro. Solo che poi a fine mese, quando arrivavano le buste con i soldi, si accorgeva che qualche differenza tutto ci stava. A fine stage però i datori di lavoro erano contentissimi di lui, una cosa eccezionale, lo portavano in palmo di mano. Pensate che finiti i tempi legali di stage, che dovevano assumerlo per forza, subito proprio il giorno dopo la fine dello stage, gli hanno detto proprio immediatamente sei bravissimo, complimenti, davvero... Che ci manderesti qualche amico tuo per fare un altro stage per cominciare? Però visto non si arrende, no, non si arrende, chiudi in un altro posto dicendo io ho bisogno di lavorare,
e chi sta it, guardate, non tenim lavoro non pagato, ma si tratta di un lavoro buono perché ve lo potete mettere nel curriculum. Mio marito è una persona per bene, tutto cosa, è riuscita a non rispondere come doveva, ringraziate, è uscita. Ma a questo punto no, preferisco a tenere un casale umile ma onesto. Però non si è arresa, non si è arresa ed è andata in un altro posto. E chi sta it? Guardate, tenim lavoro sì, ma si tratta di lavoro no budget. Però è una bella vetrina, una bella esperienza, si fanno contatti e conoscenze. E che ci mangiamo noi, i contatti e le belle esperienze? Ma lui niente, per terra ed accettato, fin quando poi si è reso conto che la vetrina da pulire era troppo rossa, era una fatica assurda. Però mica si è arreso, ha provato con altre vantaggiosissime per loro formule di lavoro, il lavoro a provvigioni per esempio. Lavori 8 ore al giorno sicuro, giri in macchina tua, spese tua sicuro, guadagni forse una grandissima percentuale di qualche euro sui contratti chiusi. E poi il lavoro gratuito in prova. Ma mio marito non è che sia proprio sveglissimo, però a quarto mese di prova, se ti aspetti un momento, hai detto, ma che hanno ho visto, volesse provare una cosa di soldi a me. A questo punto no, preferisco starmene a casale mio, umile ma onesto. Ma scusate, è possibile che a Napoli solo lavoro non se ne trovo? Sempre con una tavola vicina da sta. E allora voi mi chiederete, ma se facessero tutto quanto a così, dei laureati di Napoli, non faticasse nessuno? E no, e io invece rispondo, sì, non faticasse nessuno, perché... E dunque, niente. Ah, scusate, mi vibra un attimo il telefono. Sì, pronto? Ah, buongiorno il signore. Come è successo tanto? Tutto bene, signore? Sì, buonasera, sì, qua, insomma, sì. Sì, Gabriele me ne sembra cara, fatti dire per terra, ancora non ha capito. Come? Ah, volete mandare un altro figlio vostro? Ma scusate, quello basso con le orecchie grandi, quello di capelli più caldo. Ah, non era vostro? Sì, infatti. Ma mo chi ci dice il capito? Una ciclice ci viene una cosa. Sì, però in effetti ci eravamo caduti pure noi, pensavamo proprio che era... Sì, anche per il fatto dei 1,5 milioni di posti di lavoro, però guardate... E vabbè, signore, a proposito, signore, mio marito fa ancora il pescatore, non è che si potesse fare... Ho capito, signore. No. Ma lasciate stare, non mandate a nessuno, già una giusta fatica. Se proprio dovete, signor, mai per comando, si potrebbe avere un'altra volta Massimo Troisi. Come? Ah, avete buttato lo stampo, Però da quanto vedo quello del signore Basso l'avete conservato, lo usate ancora? No, 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 signor, non mi sto lamentando, no, no, sempre si è lodato, signor. Siamo benissimo qua, siamo benissimo, non ci serve niente, ci arrangiamo così. Grazie, signore, grazie. Grazie a voi.